passate le notti insonni, balza di letto, s'appiatta per quanto può alla vista di tutti, cercando ancora la pace. Quindi diventano solitari, tristi, stanno da soli. Ma vedendo di non poterla trovare che oltre al sepolcro, data una scossa alle sue facoltà sensitive interne, e questo è il resto del fiacco suo individuo, inosservato cerca una fune, sceglie una trave, una finestra o un albero per appiccarsi, e quasi sempre sulla giornata manda ad effetto il suo divisamento. Un altro malato coglie il destro di misurare con l'occhio un pozzo, uno stagno o un fiume per annegarsi. Un terzo cerca una rupe, una scala per precipitarvisi. Un quarto finalmente un coltello, una scura, un'arma da fuoco per uccidersi. E qui voglio raccontarvi una cosa. Io sono molto appassionato di folklore popolare e una storica del linguaggio ha, nel raccontare la voce pilagra nel suo vocabolario, scrive che in Romagna c'era una figura mitologica che si chiamava la pilegra, cioè era una donna pellagrosa che di notte incuteva terrore nella famiglia. Allora, Eraldo Baldini ha detto che lui non ha mai trovato nei suoi lavori di ricerca delle persone del genere, ma poteva benissimo essere. Ci sono descrizioni di medici di persone pellagrose che diventavano pericolose per la famiglia. C'è la descrizione, ad esempio, di una signora che voleva strangolare la nipote e quindi la famiglia fu costretta a ricoverarla in manicomio. Ecco, chi erano i pellagrosi? Dove stavano i pellagrosi? Questa è una mappa pellagrologica del Forlivese. E sa chi l'ha trovata, professoressa? Proprio il dottor Banzola, che conosce bene le carte dell'ospedale di Imola, e questa è la carta dei ricoverati per pellagra nell'ospedale di Imola nel 1881, che provengono dalla provincia di Forlì. È preziosissima, perché dipinge le zone dove vivevano i pellagrosi. Quali sono? Ve lo dico subito, sono le zone di Teodorano, Predappio, Mortano e Roncofreddo. Cioè zone di montagna. Ma perché i pellagrosi stavano in montagna? Stavano in montagna perché lì c'era più miseria. Lì c'erano, ad esempio, c'era la coltivazione del mais, ma era mais che non, diciamo così, non arrivava mai a maturazione. Il dottor professor Mastrotti lo sa, c'era il mais quarantino, cinquantino, cioè quello che si coltivava perché la sua coltivazione era più breve, ma spesso veniva raccolto immaturo, ma spesso andava incontro a diventare mais guasto, e poi c'era più miseria. E quindi è proprio nelle zone montagnose dove la pellagra colpisce di più. E questo lo dicono i medici romagnoli. E poi chi colpisce? Colpisce i lavoratori della terra, ma colpisce anche i pastori, i boscaioli, i carbonai, colpisce i vagabondi e i mendicanti, colpisce anche gli artigiani. Allora, se voi leggete le statistiche dei manicomi, c'è scritto filatrice, tessitrice, lavandaia. Ma chi sono queste? Queste sono contadine. Sono contadine che fanno le filatrici, le tessitrici la sera o l'inverno. Non sono le artigiane della città. Questo è importante. E poi ci sono i minatori e i mattonai. E poi ci sono le donne. Lo dicevamo prima, il perché? Perché le donne lavorano di più degli uomini, mangiano di meno. Le donne contadine tengono il mangiare per i figli e per il marito, e questo lo documentano tutti i medici. Bevono meno vino, devono sostenere il peso delle mestruazioni, delle gravidanze, degli allattamenti, e pochissimi sono i bambini. E un sol medico segnala i bambini, ed è Leonardi, medico condotto a Savignano nel 1873. Sapete perché lui dice di aver visto bambini? Lo dice perché vuole avvalorare l'ipotesi che questa sia una malattia ereditaria. E sentite come descrive i bambini. Lui dice: ho visto bene spesso bambini nati da pellagrosi e pellagrosi anch'essi. Ecco perché li descrive, perché vuol dire è una malattia ereditaria. Di due o tre. Bufalini, forse. Sì, come Bufalini, anche Bufalini credeva fosse ereditario. E dice: di due o tre anni circa, i quali presentano un aspetto giallognolo, tale e quale hanno coloro che furono orribilmente maltrattati dalle febbre di malaria. Vedete il paragone malaria e pellagra? Con tardo nessuno sviluppo del loro organismo, voraci tanto e con tale pervertimento dei sensi che io ne ho visti fino a mangiare il gesso, la terra, le croste dei muri,
camminando in cerchi nei quali più tardi a poco si sviluppano tutti i fenomeni della pellagra. Il mio maestro, il professor Biasini, avrà riconosciuto i bambini che hanno la pica da carenza di ferro. Probabilmente era la carenza di ferro che li portava a volersi mangiare la terra e le altre cose. E quali erano le ipotesi eziologiche che questi medici sposavano? Non sapendo la causa della malattia, loro facevano riferimento alle malattie che conoscevano, quindi alle malattie della pelle, ma soprattutto a un'altra malattia di carenza che allora era frequente, lo scorbuto, che è una malattia di carenza di vitamina C, la malattia dei marinai, che si cura con il limone, con gli agrumi e così via. Quindi loro facevano riferimento allo scorbuto, alle malattie della pelle, e molti medici credevano che la pellagra fosse un'infiammazione, quindi la curavano con i salassi. Pochissimi la consideravano trasmissibile per contagio, molti la credevano ereditaria, e la provenienza dei colpiti dalla classe agricola più misera aveva messo tutti sull'avviso dal capire che quello era il motivo della malattia. Cioè tutti i medici sapevano e dicevano e scrivevano che era l'alimentazione a base di mais a causare, ad essere una delle cause principali della malattia. E poi c'erano le altre concause, c'era l'esposizione al sole, le condizioni sociali avverse, quindi la miseria, il lavoro intenso, affaticante, prolungato, la scarsa igiene della persona, il bere acque malsane. Guardate, questa è una cosa tipica della Romagna, cioè dato che il sale costava molto, i contadini facevano da mangiare, impastavano il pane, utilizzando l'acqua salata delle fonti. In Romagna ce ne sono tantissime, Riolo, Bertinolo, quindi loro andavano a prendere l'acqua salata e facevano il pane, facevano la polenta con quest'acqua salata, che era infetta spesso, quindi era un motivo di malattia. E poi vivere in abitazioni sane e malsane. Ecco, qui vedete una tabella, come quella che ricordava prima il professor Mazzotti, dove il medico straordinario, igienista dell'ospedale di Cesena, Augusto Mori, mette in relazione il numero di pellagrosi da lui ricoverati in ospedale e l'aumento del prezzo del frumento. Allora, è vero, è una cosa molto ingenua. Il professor Mazzotti ci ha spiegato che sono tantissime le variabili che governano la pellagra, ma, come scrive De Bernardi, un'intuizione giusta c'è. Sto quasi per finire. Quali erano le terapie mediche e chirurgiche? Quindi vedete due, vedete il salasso e vedete l'idroterapia, che erano due dei modi che si usavano per curare questi pellagrosi. E poi, dato che si pensava che alcuni sintomi fossero quelli dello scorbuto, si curavano con gli antiscorbutici, quindi succo di limoni, decotti di erbe crocifere. Se c'era il dolore addominale, la diarrea, si usava l'oppio e i suoi derivati. Quando la mancanza di forza era evidente, si consigliavano ricostituenti a base di ferro. Bufalini e Faini erano grandi sostenitori di questi marziali. E poi si usavano, se c'era il delirio, i tonici, gli eccitanti. E vi voglio dire un'altra cosa molto interessante, ma molto raccapricciante, che in caso di delirio grave di demenza, i medici credevano che questi segni, sintomi, fossero causati da infiammazione delle meningi, e quindi utilizzavano i salassi. Addirittura Farini tagliava le vene del cranio, alcuni applicavano il sanguisughe o i setoni dei fili di tessuto in sede occipitale, e tutti erano consapevoli della pericolosità della dieta basata sul mais e quindi consigliavano di astenersene o di limitare l'uso e assumere alimenti ricchi di azoto, quindi carni, pane di frumento, latte, latticini, uova e vino. Da ultimo, qual era la profilassi igienica e sociale che qualcuno di questi medici, i medici più sensibili, i medici più attenti al piano sociale, al piano politico, consigliavano? E allora tutti erano consapevoli del fatto che ai contadini sarebbe stato veramente molto difficile cambiare l'alimentazione. Lo stesso Lombroso nei suoi libri lo scrive: è un'utopia dire mangia di più se non gli dai la possibilità di cambiare la loro vita. E tutti sapevano che si sarebbero dovuti affidare alla beneficenza. Beneficenza che arriva tardissimo, arriva proprio nel 1902, come ha detto la professoressa. E allora su chi si doveva far conto? Si doveva far conto di chi aveva il compito di vigilare la salute delle persone, quindi ai medici, i chirurghi condotti, ai quali veniva chiesto di svolgere le ispezioni nella campagna, denunciare immediatamente i pellagrosi,
prescrivere di inviare i malati in luoghi di cura adeguati, l'ospedale e il manicomio, ai condotti e ai sacerdoti. Anche Bufalini scrive al gonfaloniere: devono essere i sacerdoti a individuare i pellagrosi, perché i sacerdoti li vedono, il curato di campagna li vede, il medico no. Quindi i sacerdoti e i medici chirurghi dovevano fare l'informazione sanitaria, e qui c'è veramente un fiorire bellissimo di opuscoli che parte dagli agronomi fino ai medici, fino agli economisti, diciamo così, tutti opuscoli che dicono cambiate, ma senza dare il modo a queste persone di cambiare. E cosa veniva chiesto ai proprietari terrieri? Veniva chiesto, se proprio non era possibile abolire la coltivazione del grano turco, di evitare almeno le qualità più facilmente alterabili. Un'altra cosa importante è di non eliminare i castagnetti in montagna, perché ci si era accorti che chi faceva uso di farina di castagna non aveva la pellagra, perché nella farina di castagna c'è questa vitamina. E quindi soprattutto i medici del Limulese dicono: non disboscate le nostre montagne, perché quello è un fattore che aiuta, perché loro facevano veramente il pane e le altre cose con la farina di castagne. E poi veniva chiesto di favorire la coltivazione di altri cereali, di legumi e di patate. Veniva chiesto di costruire case coloniche più salubri, e poi si chiedeva anche agli imprenditori di fare degli opifici in campagna. E alle autorità municipali era raccomandato di controllare la bollitura delle farine, la produzione del pane, di impedire la vendita degli alimenti insalubri, si doveva provvedere alla costruzione di nuovi sorgenti di acqua potabile, e ai contadini veniva chiesto di avere cura della loro igiene personale, di quella della loro abitazione, di ricorrere precocemente alle visite del medico e seguire i consigli. E qualche medico consigliava addirittura ai contadini le emigrazioni periodiche, cioè di andare a fare la transumanza, di diventare pastore, perché il cambio di clima, la nuova alimentazione avrebbero migliorato la loro vita. E allora, se c'è una cosa che vi voglio ricordare, un riassunto delle cose che ho dette, sono queste: che in Romagna la pellagra si manifestò molto presto, avete visto, all'inizio dell'Ottocento, iniziando dalla Romagna Toscana. I medici inizialmente lo interpretarono come una malattia che conoscevano, quindi come lo scorbuto, o come la lepra, o come gli erpiti, o come la resipola, e successivamente come infiammazione degli organi e dei tessuti. La pellagra venne da subito messa in relazione con l'alimentazione medica, perché i medici dicevano: sì, è una malattia della miseria, ma la miseria c'è dappertutto, la pellagra sta solo qui. E perché sta qui? Allora ci furono proprio dei medici che fecero il confronto tra inizio della coltivazione del consumo del grano turco e prime descrizioni della pellagra. E guardate che questo lasso di tempo non è lunghissimo, 40-60 anni da quando si innesta la cultura del mais. E almeno così scrivono i medici, poi Omar ci dirà meglio le sue deduzioni. E le cure proposte dipendevano dalle condizioni osteopatologiche, quindi chi pensava all'infiammazione s'allassava, e comunque avevano alla base la modificazione dell'alimentazione. I pellagrosi erano restii ad essere visitati all'inizio della malattia ed essere curati, e i medici politici iniziano a proporre una serie di cambiamenti socio-economici che però vengono realizzati molto tardi, utilizzando come chiave di lettura le ipotesi lombrosiane. Grazie. Diamo la parola per l'ultimo intervento al dottor Matteo Vanzola. La pellagra, il manicomio, ultima destinazione conosciuta. Diamo la parola al dottor Vanzola, che è uno storico che ha compiuto diversi studi, collaboratore dell'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, provincia di Ravenna. Mi piace ricordare uno studio pubblicato con i comi modelli di Casa Molese, storia dell'ospedale psichiatrico di una città che è caratterizzata anche nell'immaginario collettivo. Sì, sto preparando il secondo volume, io questo mi sono fermato nel 1904. Voglio ringraziare la nostra fondazione, il signor Rosetti e il dottor Celasoli per avermi invitato a tenere questa breve relazione sulla pellagra in manicomio. La pellagra in manicomio, in un certo senso funge da catalizzatore a tutti gli argomenti che sono stati trattati
fino a qui, perché come ha detto giustamente lei un minuto fa, il manicomio è l'ultima tappa dove andavano a finire i pellagoni, dopodiché la penultima, l'ultima era sottoterra, insomma, la cosa era questa, era l'ultimo ricovero, l'ultimo tentativo di potersi riprendere in qualche modo. Parlare della pellaria in manicomio significa parlare di una malattia che per alcuni decenni fece la fortuna di manicomi e che da un certo periodo in avanti invece ne segna i limiti. Nella Romagna pre-unitaria quasi tutte le città avevano dei reparti per i maniaci, così venivano chiamati i folli, i ricoverati in manicomio, dei piccoli reparti capaci di ospitare poche decine di persone. E tra questi il numero di pellagoni era relativamente scarso. Come ho detto prima, Cerasoli li confondevano con le malattie di scorbuto, oppure non si presentavano, le statistiche non erano ancora efficaci, ben strutturate. Fatto sta che la stessa malattia non era ancora così diffusa, questi reparti funzionavano più o meno qui a Cesena, Forlì, a Ravenna, a Faenza, forse uno dei più grandi, e anche a Imola. E tuttavia, lungo il corso dei decenni 20, 30, 40, il numero comincia leggermente ad aumentare. Un numero che, per quel che riguarda il manicomio molese, il direttore si sentiva ancora di riuscire a tenere sotto controllo, perché scriveva un suo collega francese: sì, pellagrosi ne abbiamo, ma non sono poi così tanti. Invece lo scarto che si verifica nel ricovero dei pellagrosi in manicomio lo si ha nei decenni immediatamente successivi alla unificazione. Lì davvero, in concomitanza anche con la crisi agraria di cui prima Manuel Mazzotti ci ha parlato, il numero dei pellagrosi spicca a partire dai primi anni 70 e si raggiungono il numero di 100 ricoverati, e da quell'anno, dal 1973 fino a tutto l'Ottocento, solo un anno si scenderà sotto i 100 ricoverati, si andrà sempre su, fino ad arrivare a più centinaia di ricoverati in manicomio. Il manicomio di Imola, progettato nel 1844, era capace di contenere un'ottantina di ricoverati. Nel 1862 viene approvato un progetto per costruirne uno capace di contenerne 800 ricoverati. Nel 1880 cominciano i lavori per costruire la succursale capace di altri 500 ricoverati, quindi 1300 ricoverati fondamentalmente, anche di più perché li stipavano in vari modi. E quindi in questo senso, dal momento che la pellagra è la malattia che più di ogni altra, per le sue correlazioni che ha esposto prima Cesare, con la demenza, con lo stato di profondo abbattimento morale, con noi oggi diremo acutissime depressioni e tentativi di suicidio, perché chi tentava il suicidio finiva in manicomio, e quindi lì davvero ce n'erano moltissimi, ecco, in questo senso contribuisce a legittimare una professione medica che era ancora traballante. La psichiatria italiana ha subito per lungo tempo l'influenza della psichiatria francese e della psichiatria inglese, perché da noi il processo di industrializzazione è arrivato molto dopo, e quindi anche le dinamiche interne del capitalismo che producevano forme di follie si sono presentate in maniera diversa e meno articolata, e quindi di qui ci spiega perché la psichiatria francese soprattutto ha giocato un ruolo fondamentale sulla psichiatria italiana. Ma da questo punto di vista la pellagra irrobustisce la posizione degli psichiatri, perché compongono monografie, statistiche, perché entrano nella deputazione provinciale. Le deputazioni provinciali di Ravenna, di Bologna, sono in preda a un incubo dovuto alla pellagra, perché mantenere i folli pellagrosi, i folli generali, i folli pellagrosi soprattutto perché sono i più poveri
e quindi non possono permettersi in nessun modo di pagare qualunque cifra, una retta, e quindi devono essere a carico provinciale, e queste cifre lievitano continuamente, dalle poche decine di migliaia di lire spese nei primi anni 60, si arriva alle centinaia di migliaia di lire spese ogni anno a partire dal 1872-73 fino alla fine del secolo. E quindi più di uno si chiede: ma qui fin dove arriviamo? Come facciamo? Qual è l'alternativa? Una parte è stata indicata prima dalla professoressa Giovannini, le locande sanitarie, ma quello è un rimedio, è un palliativo.